Ci conosciamo? No, si può sempre provvedere. Ciao. Roma non fa la stupida stasera. Dammi una mano a faie. Oh, lo sai che c'hai proprio una bella casetta? Very comfortable. Beh, sai, una donna alla casa ci tiene. Io di solito vado in albergo. Però quando ricevo a casa, mi piace far bella figura. Eh beh, certo. Dì un po', ma tu stai sempre in quel posto dove t'ho rimorchiata... Dove t'ho trovata stasera? Beh, fino alle 9, 9:30. Poi aspetto l'ultimo cliente e mi faccio accompagnare a casa. Ah, ho capito, sì. Che niente servizio notturno, eh? Bravo, brava. Più brillerelle che c'hai, nascondimi la luna, se no so guai. Scusa, te giri? Eh? No, dico, ti dispiace? Ah, no, figurati, figurati. Fai sentire che è quasi primavera. Mandali meglio grilli per fa cri cri. Prestami il ponentino, più malandrino Ma io a questo lo conosco, sa. È mio marito? No. E come no? Siamo sposati da 3 anni. Ma io lo conosco proprio. E certo, è Roberto. Certo, ma come lo conosci? Come lo conosco? Stavamo insieme 15 anni fa, le commerciali. Stavamo pure nella stessa squadra di pallacanestro. Ma tu Roma guarda le combinazioni. Ah, sì, che saresti su moglie? Eh già. Dammi la mano. Brava, brava, me ne compiaccio. E certo che lui, qualche chilo di più, qualche capello di meno, marghigna proprio il suo, inconfondibile. Mi farebbe proprio piacere di rivederlo. Rimortai. Beh, se lo vuoi aspettare, lui al massimo tra una mezz'ora sta a casa, sa. No, devo scappare via. Scusa, i pantaloni dove stanno che non li vedo, eh? Che stupida, li ho messi nell'armadio. Scusa, sa. Prego, prego, un lapsus. Ma io ho la mania dell'ordine. Senti, se te trattieni devi preparare un caffè, eh? Lo vuoi? No, per carità, no. Non vorrei dare disturbo. E poi... Non mi pare il caso, vero? Ma vattene, ma che disturbo, figurati. Roberto gli fa piacere, sa. Oh, fa un po' te. Segni tutte le Se stelle, dici che a Roberto gli fa piacere. Sei proprio simpatica, tu. Lo sai che ti dico? Che quell'emerito puzzone di Roberto è stato fortunato. Ha trovato una come te. Una professionista seria, coscienziosa. No, te si vede che ci sei tagliata. No, come certe che son pianto, d'assicuro. Il mestiere tuo è preciso. Mica è vero che ci si diventa. No. Per i patetica se nasce. Parole sante. Fai e senti che è quasi primavera. Caruccio quell'ordigno, come si chiama? È una cordette. Oh, ma c'hai proprio tutti i comfort, eh? Brava. Beh. Pensa che a Tokyo c'è perfino una scuola dove insegnano le donne a, insomma, a intrattenere l'uomo. Ma no. E che fanno poi? Rilasciano il diploma? Vabbè, questo non lo so, ma comunque è una professione riconosciuta, capisci? Una professione come un'altra, non so, dattilografa, assistente sociale. E io mi sa che ci vado, per i giochi olimpici. Certo che sono forti sti giapponesi, eh? No. Hai visto che radioline che fabbricano? Piccole, piccole così. Io ne porto sempre una dentro la borsetta. E sapessi che compagnia che fanno nel lavoro nostro. E in America, allora, tutta roba giapponese. Tant'è vero che ce lo trovi scritto da dappertutto, pure sotto il piede dei ragazzini appena nati. Made in Japan. Ah, ecco, è lui. Oh, aspetta. E che gli dico? Perché sto qui? Ma come che gli dici? Te ci ho portato io, no? Ah. Anzi, fai una cosa, nasconditi, così gli facciamo una sorpresa, E Roma regge vermoccolo stasera. Ciao, amore. Ciao, cocca. Sono stata da zia Margherita. Poraccia, mi fa una pena così sola. Ci ho invitato a pranzo per domenica, Magari che portavo pure un po' di roba. Roberto, guarda chi c'è! E chi è sto matto? Dice che è un amico tuo. E so Tonino. Non mi riconosci? Tonino Zaffardi, Campobasso. Tonino Zaffardi! Ah! E che fai qua? Che faccio? Che faccio? Come che fai? È un cliente mio, no? Certo, ho incontrato per caso la tua signora. Ma chi andava a pensare che era tua moglie, mannaggia? Ma come? Con
tutte le donne che c'avevi, molte sei ridotto a andare con le... Ciao, è mica un disonore. Scusa, non ho capito. Beh, oddio, certo ha ragione la signora, anzi. Scusa, cara, mica dicevo per te. E stasera, dai. Grazie. Ma lo sai che stai proprio bene? Grazie. Stai proprio in forma. E pensare che se non vedevo la fotografia tua in camera da letto, non avrei mai saputo che stavo a casa tua. Invece poi mi sono fatto la cravatta davanti al commovero. Dio, poi tu? Ti sei sposato? Io? No, libero, liberissimo. Ah, per questo fare scappatelle notturne, eh? No, no, mica è vero. Io ho più clienti ammogliati che scapoli. Eh beh, oh, certo, è vero. Hai sentito? La signora di queste cose è pratica, no? Quanto tempo che non ci vedevamo, porca d'una mignota. Oh, scusi tanto. Prego, signora. Prego. Di un po', e che fine ha fatto quel matto di Galimberti? Ah, Galimberti, sta in Venezuela. Sì, ah, sì, sì, in Venezuela. E c'è dovuto andare anche per cambiare aria, vero? Perché aveva combinato quel pasticcino un po' intricato e anche, se vogliamo, era un po' scurrile. Come? Sì. E beh, sì, aveva combinato un guaio con una ragazzina di 15 anni, sì, e c'è stato pure sul giornale, però. Insomma, lui si è fatto 2 o 3 anni di galera e quando è uscito ha scoperto che la moglie si era messa con uno, vero? Certo che so disgrazie. Dolorosissime. Beh, che vista da dì? Niente, niente. Di un po', e tu che fai? Dico, te sei impiegato, no, insomma? No, c'ho un negozio, un bel bar vicino a via Merulana, sì. Ah. Sto lì tutto il giorno, Anzi, se un giorno capiti, facciamo 2 chiacchiere, perché io adesso devo scappare. Scusami, Roberto, ma proprio... No, questa cena con noi. No, assolutamente, guarda, non se ne parla nemmeno. Ma dove si mangia in 2? Si mangia anche in 3. Ma no, per carità, non voglio disturbare la vostra intimità. Non voglio insistere, comunque vengo a trovarti. Tanto io non c'ho niente da fare tutto il giorno. E te credo. Beh, allora t'aspetto, Senz'altro, beh. Magari dopo che ho accompagnato mia moglie al lavoro. Ah, a proposito di tua moglie, mannaggia, mica mi ricordavo. Ma che fai? Fra noi due ste cose? No. No, perché? Ma scusa, il lavoro è il lavoro, no? Il pattuito. Se no mi... Ma tu gli dico, ma che stai a scherzare? Se vengo al tuo bar a pigliare un caffè, che fai? Me lo fai pagare? E vabbè, ma che c'entra? Vuoi mettere un caffè con... No, dico, guarda che la piglio come un'offesa, sai? Beh, se la prendi così, che te devo dire? A buon rendere. Ciao, Ciao, Roberto. Ciao, Tony. Buonasera, signora. Ciao, Gioia. È tanto buona. Ciao, Erbe. Buonasera, ciao. Torino Zaffardi. Mi ha fatto proprio piacere,